Salve a tutti, oggi vi vado a realizzare una ricetta salata da proporre come antipasto. Si tratta di vignè salati con un ripieno di mousse di tonno e ricotta. Avevo già preparato in passato dei piatti da proporre come antipasto, vi metto i link a disposizione alla fine del video. Andiamo subito a vedere che ingredienti ci occorreranno per preparare questi vignè salati. Vado a preparare la pasta choux per i vignè mettendo sul fuoco 200 ml di acqua. Aggiungo un cucchiaino di sale, inoltre 100 g di burro tagliato a pezzetti. Aspetto che il burro si sia sciolto completamente. Il burro si è completamente sciolto, aggiungo 130 g di farina in un'unica soluzione. Vado a mescolare fin quando la farina non avrà completamente assorbito tutta l'acqua. Mescolo fino a quando il composto non si addenserà in una palla unica e si andrà a formare sul fondo della pentola una patina. Ho tolto il composto dal fuoco, lo vado a far freddare nella planetaria, ma potete andarlo a farlo freddare anche in un contenitore. Non appena il composto si sarà intiepidito, comincio ad aggiungere le uova, uno alla volta. Appena l'uovo si sarà completamente assorbito, vado ad aggiungere l'altro. E così via fino ad inserire tutte e quattro le uova. Questa operazione la potete fare con un semplice sbattitore elettrico, ma anche con un mestolo di legno. Il composto è pronto. Metto il ripieno in una sac à poche con il beccuccio tondo e comincio a formare vignè. Andrò a formare dei vignè di medie dimensioni, abbastanza distanziati tra di loro, perché durante la cottura gonfiano. Adesso posso infornare, vado a mettere in forno caldo a 200 gradi per 20 minuti, poi abbasserò a 180 gradi per 15 minuti e poi li lascerò freddare nel forno semiaperto, perché devono asciugare, altrimenti c'è il rischio che si possano sgonfiare. Una volta che i vignè saranno pronti, vado a preparare il ripieno salato. Metto nel mixer un ciuffo di prezzemolo e 160 g di tonno sgocciolato. Aggiungo inoltre un cucchiaino di pasta d'acciughe. Se non la gradite, potete andare a mettere anche semplicemente del sale. Vado a tritare il tutto. Ho messo in un contenitore 500 g di ricotta. Vado a prendere il tonno che ho precedentemente mixato e ce lo vado ad inserire. Vado a mischiarlo bene. Assaggio e aggiusto di sale se necessario. Adesso vado a farcire vignè. Possiamo farcirli in due modi, o andando a praticare sulla base un foro con un cucchiaino
e poi riempirlo con la sac à poche, oppure come preferisco fare io, andando a dividere il bignè in due e riempendolo con una sac à poche con il beccuccio stellato. Vado a chiudere con la parte restante del bignè. Ed ecco come si presentano i bignè con mousse di tonno una volta finiti. Con le dosi che vi ho dato mi sono venuti circa 40 bignè. Spero che anche questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Un bacio a tutti e alla prossima!